Saranno 7 le chiese che parteciperanno all'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente: la chiesa di rito latino, quella maronita, la chiesa melchita, siriaca, cattolica, copta cattolica, caldea e armena cattolica. Chiese che nascono in Medio Oriente e oggi si trovano in tutto il mondo in mezzo a sfide e speranze. Le sfide per questo sinodo, perché in 15 giorni i padri sinodali dovranno trattare di i problemi del Medio Oriente, cominciare dall'Iraq, dall'Egitto, da Cipro, da Turchia, Israele, territori occupati. È un mondo immenso, una realtà geopolitica incredibilmente complessa e diversa. Realtà, culture e riti diversi legati ad un'unica radice. Tutte le chiese cattoliche in Medio Oriente, così come ciascuna comunità cristiana nel mondo, risalgono alla prima chiesa cristiana di Gerusalemme, unita dallo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. I lineamenti parlano anche della stupenda trama di evangelizzazione raccontata dagli Atti degli Apostoli. Sì, la chiesa è nata qui il giorno di Pentecoste. Prima bisogna ricordare che la Pentecoste è una festa ebraica, la festa di Shavuot. I profeti hanno annunciato un'alleanza nuova. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi un spirito nuovo e conoscerete Dio. E questa nuova alleanza, annunciata dai profeti, trova il suo adempimento il giorno della Pentecoste, perché Dio dà al suo popolo un spirito nuovo. E lo spirito che viene sugli apostoli e che trasforma la comunità primitiva, che era paurosa, che aveva paura degli ebrei, che era chiusa nel cenacolo, la trasforma in un popolo che non ha più paura di annunciare Cristo morto e risorto per tutti. La vita delle chiese si è sviluppata nei secoli su tre pilastri: fede, rito e comunione, ognuna nelle sue diverse tradizioni e culture, perché la bellezza di ogni chiesa è proprio nella sua comunione e nella diversità di espressione. Dall'inizio la Chiesa rispetta le diverse tendenze e rispetta le diverse culture. Questo è molto importante. Non hanno mai cercato di mettere tutti insieme, no? L'unità non significa uniformità. L'unità significa essere d'accordo sull'essenziale, essere d'accordo sul kerygma. Cerchiamo di mantenere l'identità cristiana in mezzo al popolo giudaico, in mezzo al popolo musulmano, dove siamo dispersi perché siamo una piccola chiesa in diaspora, anche se siamo sempre al cuore del cristianesimo. Se noi manteniamo questo messaggio, penso che nulla è perduto, rimane la speranza per noi. È necessario pertanto rafforzare la comunione a tutti i livelli, all'interno di ciascuna chiesa cattolica d'Oriente, tra tutte le chiese cattoliche e con le altre chiese cristiane. Occorre nel contempo fortificare la testimonianza agli ebrei, ai musulmani e agli altri credenti o non credenti. Ed è in mezzo a queste sfide religiose e culturali, tra guerre e conflitti, che i cristiani vivono da più di 2000 anni. Gesù stesso aveva annunciato: non temere piccolo gregge, non è la quantità che importa, è la qualità, mantenere l'identità cristiana, presentare Gesù, presentare l'unico comandamento dell'amore: amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze.